Bella a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Prison Architect. Allora amici, proseguiamo la nostra serie su Prison Architect. Siamo al 99% della missione rilascia 200 detenuti, che ci darà quindi tra pochissimo 150.000 dollari. Fantastico. Qua tra l'altro vedo già l'avvocato e un agente della libertà vigilata, non so se abbiano già sentito, diciamo, il detenuto meno, e quindi se sblocchiamo la mission. Comunque, in ogni caso, arriveremo a sbloccarla tra poco. Che cosa faremo quest'oggi? Allora, io ho già fatto con il pianificatore, ve lo faccio vedere qua, due nuovi blocchi celle. Qua manca da mettere le celle, ma comunque ovviamente andrò a fare anche quello. E praticamente questi due nuovi blocchi celle ci serviranno appunto per arrivare ad avere, diciamo, oltre 200 detenuti, quindi anche questa sarà un'ottima cosa. Tra l'altro, visto che mancano dei metal detector qua nelle celle, che io magari metterei sinceramente, perché qualche metal detector in più ce l'abbiamo bisogno, quindi magari qualche metal detector qua lo mettiamo e ne mettiamo altri due qua. Perfetto, qua invece ci sono. Ok, mettiamoli anche nel cortile, che assolutamente servono. Perfetto. Vediamo l'elettricità, se passa li mettiamo qua. Perfetto, così qua ci sono, e anche due qua. Perfetto. Ok, così abbiamo messo un po' di metal detector. Li devo però anche mettere qua, perché anche qua i metal detector non ci sono. Glieli metto anche nelle celle, perché non si sa mai, ragazzi, non vorrei che questi mi combinassero casini. Quindi ne mettiamo uno di qua e uno di là. Perfetto, anche qua cavo ovviamente della corrente, quindi andiamo a fare così. E andiamo a fare così, perfetto. Dai, così con i metal detector dovremmo essere coperti. Ah, qua nella nuova infermeria non li ho messi. Cavolo, ecco dove che li devo mettere anche. E ho lasciato dietro un po' di roba, ragazzi. Come detto, adesso cosa ho comunque intenzione di fare per quanto riguarda il proseguio, diciamo, della serie. Intanto guardate qua il carcerato che sta lavorando sui libri contabili. Fantastico, quindi abbiamo anche il contabile, guardate, 1150 di esportazioni, adesso stiamo guadagnando veramente veramente tanto. Dicevo, cosa ho intenzione di fare con diciamo il proseguio della serie. Allora, qua naturalmente andrò a mettere magari un altro blocco celle, e poi qua vorrei lasciare uno spazio libero per la stanza sicurezza, dove mettere le varie i vari computer, diciamo, che utilizzeremo per ascoltare i telefoni. Quindi per mettere le cimici ai telefoni, per mettere l'apertura automatizzata delle porte. Le telecamere non andrò a metterle, ragazzi, perché non mi servono, in quanto ho disabilitato l'opzione nebbia da guerra, come cavolo si chiama, insomma quell'opzione che non vi fa vedere le zone a meno che non ci siano guardie all'interno. Quella l'ho disabilitata perché non mi piace, e quindi di conseguenza le telecamere alla fine non mi servono. Però sicuramente una stanza sicurezza per monitorare quello che i nostri carcerati dicono ai vari telefoni, e soprattutto per automatizzare le porte, che aiuterebbe il personale, quella la voglio fare. Quindi qua verrà fuori un altro blocco celle e appunto la stanza sicurezza. Dopodiché andrò a sbloccare una nuova parte della mappa, dove farò praticamente un piccolo blocco celle con... anzi, sarà una quasi una prigione a sé stante, dove andare a mettere praticamente tutti i detenuti sotto protezione, formatori, insomma tutti i detenuti di questo calibro, proprio perché appunto sono a rischio, dato che gli altri detenuti si incazzano come le bisce con questi detenuti qua. Quindi se mettiamo un ex poliziotto in una prigione, ovviamente, ragazzi, i detenuti non è che saranno molto molto contenti, per cui dobbiamo ovviamente proteggerli. Intanto abbiamo 113.000, ma non l'abbiamo sbloccata la missione. Ah sì? Ok, abbiamo sbloccato la missione e infatti abbiamo 113.000 dollari. Mamma mia. Ok, vediamo, perché dovrei avere anche la missione. Ah no, ho sempre questo, rilascio.
Dunque, rilascio 200 detenuti. Ah, perché devo mantenere un tasso di reiterazione al di sotto del 20% per ricevere gli ultimi 50.000. Siamo al 21, quindi in realtà manca poco. Per cui, ragazzi, anche quel compito lì tra poco dovrei riuscire ad assolverlo senza troppi problemi. Allora, comunque, qua direi di costruire quindi le nostre nuove celle, così almeno facciamo un blocco celle nuovo in modo da. Appunto, poter ospitare praticamente credo riusciamo ad arrivare a 200 detenuti. Quindi, ragazzi, come detto, una volta che avrò sbloccato, diciamo, l'altra parte della mappa, ci andrò a costruire, quindi una prigione, una mini prigione a sé stante con cortile, mensa, tutto quello che serve per i detenuti sotto protezione. E poi, praticamente, concluderò anche questa, seconda stagione di, Prison Architect. Va bene, ragazzi, allora qua è completato tutto il nuovo blocco celle. Adesso ovviamente manca l'acqua. Siamo a 205 detenuti. Vedete che abbiamo assolutamente superato i 200 detenuti. Ottimo così. Adesso sono le 3 del pomeriggio. Spero non mi scappi nessuno, ragazzi, perché la notte appena trascorsa non, mi sono scordato, diciamo, di fare la perquisizione, quindi purtroppo è andata così. Devo raggiungere sempre il 20% di reiterazione. Oh, vedete che finalmente i letti sono partiti. Eccoli qua, ragazzi. Ok, qualcuno di voi mi aveva detto forse i tavoli sono messi sbagliati. Però io avevo controllato, effettivamente lavoravano. Il problema è che nessuno mi superava il corso da carpentiere. Adesso hanno iniziato a superarmelo e quindi vedete che il carpentiere, adesso non so quanti l'abbiano superato. In realtà possiamo anche andarlo a vedere qua nei corsi. Eccoli qua. Allora, sicurezza, apprendistato carpenteria, uno superato, quindi è solo un detenuto per il momento che fa i letti, però sta iniziando a produrli, quindi stiamo andando avanti con la mission, per cui tra poco finiamo anche questa. E tra l'altro, ragazzi, facendo i letti, ovviamente i letti che produciamo andremo poi ad esportarli, quindi a venderli. Per cui sarà effettivamente utile. Vedete, altri 3.000 detenuto rilasciato, ottimo. Quindi i letti ci faranno guadagnare ancora di più dalle esportazioni. Per cui vedete, tutto alla fine è un guadagno. Una cosa che mi sono dimenticato, però, mi manca, e questo effettivamente lo devo fare, mi manca il negozio, non l'ho ancora fatto, perché anche da quello possiamo guadagnare. Quindi questo sarà il blocco celle, ok. Io magari qua gli andrei a costruire a questo punto, anziché un altro blocco celle, che comunque detenuti ne abbiamo abbastanza, anche perché qua sarà un altro blocco celle che dovrà venire fuori, quindi ne abbiamo già un bel po'. Io magari qua gli potrei fare il negozio, potrebbe non essere male come idea. Ok, quindi dobbiamo prendere assolutamente più personale. Allora io direi di arrivare almeno a 100 come guardie normali e devo mettere assolutamente più guardie cinofile, per cui direi di arrivare almeno a 20 guardie cinofile. Scendiamo molto con i guadagni, abbiamo speso tanto, ma sono assolutamente necessarie, ragazzi, queste guardie, perché sennò è veramente un grosso problema. Dai, dai, che stiamo anche completando le altre mission, ottimo. Devo fargli assolutamente la perquisizione, ragazzi. Però purtroppo, e al momento sono ancora un po' messo male. Allora, direi, vediamo un attimino come temperatura, come siamo messi. Qua è molto freddo il tutto. Quindi assolutamente devo mettergli dei termosifoni qua. Allora, io magari gliene metterei uno qua. Possiamo anche metterne uno qua che scaldiamo un po' tutta la zona. Magari ci aiuta anche un attimino. Allora, tutto dell'acqua calda. Quindi da qua gli facciamo. Aspetta un attimo, dov'è che l'ho messo il termosifone? Qua. Ah, ok. Va bene. E va bene, dai, sono le 5 di pomeriggio stasera, assolutamente perquisizione a nastro. I bisogni, guardate, il livello di pericolo è bassissimo, perché i detenuti, devo dire che stanno veramente molto molto bene. Guardate, tutti i bisogni sono bassissimi, sono davvero tutti estremamente bassi, grazie al fatto che appunto in realtà non gli manca nulla, fanno praticamente un po' di tutto. Ok, qua la struttura me l'hanno fatta, quindi anche qua naturalmente servirà il cavo elettrico un po' da per tutto, sia qua sia naturalmente anche qua. Ho
facciamo unire così. Io direi di sbloccare anche il taser per tutti, che anche questo è assolutamente utile. L'armeria comunque ce l'abbiamo. Io l'avevo fatta l'armeria, vero? Sì, sono sicuro di averla fatta. Ma non mi ricordo più dove. Armeria 1, sì, no, infatti ce l'ho. Dove cavolo è che l'avevo fatta l'armeria? L'avevo fatta qua in queste zone. Vatti tu a ricordare dove ho costruito le cose. Sala comune. Oddio, dove cacchio ho fatto io l'armeria? Era qua da queste parti. Ah, eccola qua, armeria. Sì, era quello piccolino con l'armadietto armi. Ok, così abbiamo sbloccato anche il taser per tutti. E qua praticamente andiamo a mettere appunto qualche luce in più, perché vabbè, non me l'hanno messa. Ok, qua tirami via questa cosa del pianificatore che non serve. E praticamente questa sarà diciamo la stanza dedicata appunto al negozio. Ovviamente sarà chiusa con un muro. Gli metteremo, magari mettiamogli una porta prigione grande nel negozio, che fa sempre figo. E qua praticamente sorgerà il nostro negozio. Sarebbe anche utile il magazzino, quindi anche in questa zona qua potrei fare metà magazzino e metà stanza sicurezza, così abbiamo fatto tutto, almeno ho anche quella. Allora, negozio, perfetto, quindi questa sarà tutta zona praticamente negozio. La grandezza minima ovviamente c'è. Ok, serve scaffale negozio e la facciata. Ok, quindi scaffale negozio che possiamo mettere tranquillamente qua. Magari possiamo mettere così. No, non così, magari mettimelo, ok, così. Ad esempio, scaffale negozio, questo va bene. E possiamo mettere praticamente la facciata negozio, che però qua non mi mette. Dove me la devi mettere sta facciata negozio? Perché non me la fai posizionare qua? Un oggetto necessario per il negozio. Ok, i clienti comprano i prodotti avvicinandosi a questa facciata esterna dentro un muro. Ok, sì, è vero, perché andava messa qua, è vero, non mi ricordavo più. Quindi sì, qua c'è la cella, questa praticamente, questo è il bancone, diciamo così, del negozio. Sarà, penso, così. Quindi posso fare praticamente più banconi del negozio. Bellissima sta cosa. Ok, ne facciamo magari due di qua e ne facciamo qualcuno anche di qua. Perfetto, non ce ne stanno tre, scusa. Aspetta un attimo. Vamo a fare così. Ok, così facciamo tre e tre. Perfetto, e questo sarà appunto il bancone del nostro negozio. Qua per il momento la porta facciamo sempre aperta, che sennò, ok, questi non passano più. Ottimo, perfetto, vedo che il negozio funziona. Vedete, hanno già messo le pile dei vari prodotti, che adesso ovviamente dovranno mettere qua. Io magari gli metterei anche qualche altro scaffale del negozio. Magari glielo mettiamo messo così. No, non così. Così facciamo un bel negozio, almeno vendiamo un bel po' di roba. Mettiamoglielo anche di qua. Vai. Non è così, ma diventerà. Ok, qua vedo che gli manca della corrente perché non l'hanno collegato. Ovviamente, mi sembra anche giusto. So perché si perdono i pezzi. Bah, vabbè. Ok, ovviamente qua gli dobbiamo mettere dei lavoratori. Lavoratori massimi 20. Glieli mettiamo ovviamente tutti e 20. Assolutamente sì. Perfetto. Ok, vediamo se gli altri lavori sono tutti a posto. Sì, direi assolutamente sì. Lavorano un po' dappertutto, ottimo. Qua ce n'è solo uno nell'ufficio contabilità, ma comunque anche quello sono sicuro che piano piano prenderà bene il giro. Ho finito, credo, qualche altra missione. Sì, ho finito quello dei letti. Perfetto, perfetto. Quindi, avendo finito quello dei letti, vediamo un attimino che altra missione posso fare. Dunque, udienza, cella blocco, 200 detenuti, ce l'abbiamo già, quindi guadagniamo 30.000, vai. E l'altra mission è 500 prigionieri addirittura, alla faccia du cavolo. È un po' tanto, questa è la reiterazione al di sotto del 15%. 3 detenuti, il trattamento farmacologico, gruppo per alcolisti, questo ce li ho tutti, quindi anche questo lo potrei fare. Francamente lo facciamo. Perfetto. Iniziativa terapia siamo già al 66%, mancano 3 detenuti per il trattamento farmacologico e anche questa l'abbiamo sbloccata. Le parrucche, ragazzi, no, come un'evasione oggi? Da dove cacchio sei uscito, maledetto bastardo?
Oh, dice che mi escono di qua, ma io non riesco, cioè, gli ho messo metal detector, gli ho messo di tutto. Gli ho messo di tutto. Adesso però mi avete veramente rotto tre quarti di giberna. Quindi io a questo punto, dove cacchio è? Allora, recinto, non mi interessa quanto spendo, ragazzi. Facciamo così. Ok. E facciamo. Facciamo così. Mo' voglio vedere come cacchio mi uscite. Maledetti bastardi. Maledetti. Qua andiamo a mettere solo porte del personale nel recinto per entrare, diciamo, in queste zone qua. Gliene mettiamo un po' che così possono fare la silvicoltura e quant'altro. Mo' voglio vedere come cacchio mi escono di qua. No, bastardi. Cioè, mi sono usciti dalla porta principale. Mi riescono a uscire qua. Secondo me qualche guarda è rincoglionita che gli apre la porta. E io ci scommetto, ragazzi, quello che volete. Allora, la prigione è parecchio zozza. Quindi io direi di prendere anche almeno altri 5 inservienti. Così arriviamo a 30 inservienti. Ho idea che servono tutti. Ma proprio assolutamente. E dai, qua stanno anche mettendo tutte le cose. Guardate qua che spettacolo, i prodotti per il negozio. Andranno ovviamente poi a riempire i vari scaffali, che io quasi quasi gliene metterei anche qualcuno di più, sapete. Cioè, visto che c'è un botto di roba, guardate qua quanti scatoloni ci sono di roba da mettere via. Mettiamogli anche questi, dai, tanto alla fine devono poi lavorare qua, quindi ci sta, ci sta. Ok, qua l'acqua hanno completato dappertutto. Perfetto, vediamo un attimo. L'acqua calda arriva dappertutto bene. Quindi l'acqua calda c'è. Devo vedere la temperatura. Sempre queste sono un po' freddine, sinceramente. Sono parecchio freddine. Quindi io quasi quasi gli metterei a sto punto un altro termosifone anche di qua. Perché sennò ho idea che faccia troppo freddo e questi mi si incazzano come le bisce. Vediamo se qua ci arriva l'acqua calda, ma dovrebbe arrivarci. Non è lontanissimo, quindi dovrebbe anche arrivarci, dai. Ok, vediamo se sti bastardacci hanno scavato qualche tunnel. Spero per loro di no, perché sennò gli seguo via le gambe. Al momento non mi pare. Però siamo 203. Sì, infatti siamo meno detenuti. Guardalo qua che aveva iniziato a scavare lo schifoso. Guardalo qua il maledetto schifoso. Ma sono veramente dei bastardi, Porca di quella boia. Ve ne accorgete quando vi calano il numero dei detenuti che potete tenere nella prigione, perché quando ci sono dei tunnel vedete che le celle in automatico le va a togliere, perché dice che c'è qualcosa che non va nella cella e quindi è come se due celle le aveste perse, praticamente, quindi vi cala ovviamente anche il numero di detenuti massimi che potete tenere, quindi ve ne accorgete anche da quello se qualcuno ha fatto appunto qualche tunnel. Allora, qua il recinto l'abbiamo costruito sia di qua sia di là, mo voglio vedere. Qua come cacchio fanno a scappare? Tutto chiuso. Qua è veramente tutto chiuso. O che mi scavano un tunnel e riescono a uscire fino a fuori, ma insomma la vedo veramente un po' difficile. Ok, quindi come guardi, io ne metterei magari anche una fissa qua. Ne mettiamo una fissa qua. Sicuramente due nel negozio. Ok, di modo. Mamma mia, sto negozio quanto cacchio è pieno! Ma ci passano tutti gli scatoloni davanti, li hanno messo. Comunque anche dal negozio dovremmo riuscire a guadagnare un po' di soldarelli. Qua intanto vanno a farsi le docce, va bene, morti un morto oggi. E vabbè, qua come sempre si massacrano male. Senti, mettiamogli anche un'altra guardia qua, gliene mettiamo tre. Mettiamo tre anche qua. Ok. Vabbè, aumento un po' il numero di guardie. Ok, morto oggi, e vabbè. Porca di quella miseria. Vedete che adesso siamo tornati a 205 detenuti. Ok. Detenuto rilasciato, altri 3000. Vedete come funziona però sta cosa. Funziona veramente, veramente tanto. Me lo volete costruire questo cacchio di tubo dell'acqua calda cortesemente prima di domani? Su, dai. Oh, alleluia. Vediamo se adesso l'acqua calda gli arriva. Speriamo, ragazzi. Ok, gli arriva, sì, credo. No, ma sì, ma non c'è il tubo dell'acqua qua. Ma che palle. Dai, che manca questo. Su, costruitemelo veloci.
Vabbè, comunque qua l'acqua calda in linea di massima, ragazzi, in ogni caso gli dovrebbe arrivare. Quindi, ragazzi, dai, allora io direi che comunque posso concludere qua questo gameplay di oggi. Abbiamo appunto costruito un nuovo blocco cella, abbiamo costruito il negozio, ci è scappato come al solito un cacchio di detenuto uscito di qua, mo' gli ho messo appunto anche la recinzione, quindi in teoria se anche qualche guardia idiota lo dovesse far uscire da qua, non dovrebbe, spero più, scappare. Come ultima cosa, poi davvero ragazzi non so più cosa fare, io gli faccio fare anche a una guardia magari questo percorso qua, in modo che, anzi a due guardie, questo percorso qua, in modo che ci siano anche delle guardie qua sulla strada. Veramente ragazzi io più di questo davvero non so che altro fare, quindi spero che sinceramente questo possa bastare. Allora questo lo andiamo a togliere e questo anche lo andiamo a togliere, perché tanto di qua non serve più. Qua facciamo magari così e lo allunghiamo fino a qua. Ok, qua per adesso lo togli dal negozio che tanto al momento non mi serve. E qua abbiamo quindi tre guardie praticamente che faranno, mettiamone quattro, che faranno tutta la strada avanti e indietro. Boh, voglio vedere se mi scappano così, ragazzi. Se mi scappano così, veramente non so più che cavolo fare. I bisogni direi che vanno bene. Adesso si stavano leggermente incazzando, ma è già passata, probabilmente perché o dovevano lavarsi visto che sono le 8 di mattina, o dovevano andare a mangiare. Non lo so, quindi chiaramente l'incazzatura appena svegli aumenta. Del resto, chi non è incazzato appena si sveglia? E quindi, ragazzi, comunque abbiamo completato anche il gameplay di quest'oggi. Mi raccomando, sostenete questa bella serie con un bel po' di like, condividete, commentate, naturalmente iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Detto questo, io vi saluto, noi ci rivediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!